Console portatili per videogiochi, lettori digitali di musica, telefonini sono fra gli apparecchi più amati dal pubblico, soprattutto quello giovanile, forse anche perché offrono sempre nuove funzioni. Vi lascio al servizio di Gabriella Capparelli, grazie per l'attenzione. Personal Media torna lunedì prossimo alla stessa ora. Arte e tecnologia, due mondi solo apparentemente distanti. Dal 1 gennaio infatti saranno disponibili le videoguide di Roma in formato digitale. Stiamo passeggiando per i musei capitolini. La nostra PlayStation portatile ci guida alla scoperta dei particolari più reconditi dell'arte. Si trasforma in un vero e proprio museo. Il volto e la posa risponde ai canoni della bellezza classica. Accanto è appoggiato. Novità anche per gli amanti dell'iPod, che diventa una galleria d'arte. Basta cliccare e scegliere uno dei 100 filmati a disposizione. Il turista potrà affittare la PlayStation o l'iPod negli alberghi, presso le agenzie turistiche e i tour operator. Chi percorre l'Italia in lungo e in largo non potrà fare a meno del cicerone virtuale. È una guida alla mobilità che ci consente di ricevere informazioni riguardanti punti di interesse artistico di servizio, come ristoranti, alberghi, trasporti. Siamo nel cuore di Roma. Proviamo a connetterci al nostro cicerone virtuale. Veniamo subito localizzati e accediamo attraverso un sistema di touchscreen a un elenco di itinerari. Scegliamo Roma Classica, la Basilica di San Pietro e i Musei Vaticani. Ecco una serie di contenuti multimediali, foto, descrizioni, filmati e la possibilità di acquistare biglietti online. Non vi rimane altro da fare che godere dell'essenza dell'arte. La pagina